Buonasera, sono l'architetto Fabio Daule del Comune di Pisa, responsabile del settore verde red urbano, boschi e litorale. I progetti che oggi presento in occasione di questo convegno molto bello sono due che per caratteristiche e peculiarità sono molto forti. Uno riguarda la riqualificazione di un giardino storico in un parco costruito nel 1850 all'interno di una fortezza militare, il giardino Scotto di Pisa. L'altro invece è un parco moderno, un parco che nasce attraverso una operazione di rigenerazione urbana di un ex campo sportivo in un paese vicino a Pisa. Diciamo che l'esperienza di questi due progetti ha un filo conduttore. Il filo conduttore è di creare spazi e attività per la vita, spazi di incontro tra le diverse generazioni, spazi per anziani, bambini e soprattutto spazi sicuri e accessibili a tutte le persone. Il giardino Scotto di Pisa, ripeto, è stata una sfida perché andare a costruire, realizzare nuove aree tematiche, ludiche e di relazione all'interno di un importante monumento cittadino rappresenta ovviamente una sfida tra quello che è la storia e quello che è la contemporaneità. Per cui diciamo i nuovi riti, le nuove diciamo, ritualità collettive contemporanee vanno ad incontrare quello che è uno spazio storico, uno spazio formato da siepi, di alloro, un grande diciamo, giardino con grandi alberi di alto fusto, di cui un grande platano fu impiantato anche da Goldoni in occasione di una prima sua prova teatrale. La cosa più importante di questa esperienza è stata la partecipazione con i ragazzi, perché lì abbiamo proprio attraverso le insegnanti, le educatrici, ma anche un'associazione che lavora con bambini, eseguito un progetto partecipato. Abbiamo portato i ragazzi in cantiere, li abbiamo portati fisicamente sul posto, gli abbiamo spiegato le finalità di questo progetto e gli ho consegnato i disegni dove i ragazzi potevano diciamo, liberare la loro fantasia. Loro hanno lavorato e poi insieme all'educatrice abbiamo raccolto questi disegni nei tre simboli fondamentali, acqua, cielo e terra. Questi disegni ovviamente rappresentano il frutto di un lavoro collettivo di circa 50 bambini, non un concorso di un bambino rispetto agli altri. Questa è stata una cosa vincente perché tutti questo l'hanno capito e sono rimasti molto entusiasti. Pensate che un cielo con le nuvole, disegnato in un formato A4, si è trasformato precisamente come segno a terra in un'area realizzata in gomma colata per una altalena a 5 posti di un raggio di 18 metri. Per cui tutte le decorazioni a terra, le farfalle, i pesci, i fiori, sono stati disegnati da loro e loro lasciano alla storia questo loro momento, questa partecipazione e questo disegno. L'altro progetto invece di Vecchiano, la cosa importante, è stata una componente tecnologica, ovvero aver unito a red urbano e sistemi di illuminazione pubblica, videosorveglianza, fonica, il tutto visibile attraverso portatili e attraverso dispositivi mobile, dove chiunque, ovviamente persone accreditate, perciò vigili urbani eccetera, controllano la zona e danno questa sicurezza ovviamente di un adeguato utilizzo dei parchi.